Dopo il giorno di riposo, il Napoli si è ritrovato con tre calciatori in esubero, giunti a Folgheria per incominciare la preparazione in vista di una sistemazione alternativa. Amodio, Pià e Dallabona hanno svolto lavoro blando con il pallone e corsa lenta, mentre il gruppo ha alternato schemi tattici alla tradizionale partitina a ranghi misti. Tra i più brillanti dopo la prima settimana di lavoro in Trentino figura Manuele Blasi, promosso a più riprese da Mazzarri a nuovo rinforzo e pronto a dare il suo contributo ad un gruppo nel quale si respira aria d'alta quota. Sono contento perché comunque ho sempre voluto ritornare a Napoli, perché comunque qua ho passato 2 anni bellissimi e quindi ci tenevo e ho fatto di tutto per far sì che io possa di nuovo essere qui. La squadra, i giocatori che hanno fatto benissimo, la squadra ha fatto un grande campionato, quindi è giusto che loro abbiano i meriti. Io sono qua per dare un contributo al Napoli, come ho cercato di fare nei 2 anni passati. Sono a disposizione, nel caso il mister decidesse di darmi delle possibilità, spero di sfruttarle nel migliore dei modi. Le distanze dal Gotha del calcio italiano si sono ridotte, di questo Blasine è convinto alla luce di una crescita progressiva della società che è ormai pronta a sedere al tavolo delle grandi. Con l'acquisto di Cavani, comunque con altri giocatori, che non so se la società comprerà o no, penso che possa fare un salto ancora più grande di qualità. Prima, gli anni passati, c'era molto più differenza e si notava. Comunque c'era la Juve, l'Inter, Milan e le altre. Invece adesso secondo me non c'è più questo livello, tranne ancora un po' l'Inter, ma le altre se la giocano tutte. Io sono mancato un anno e secondo me la società ha fatto dei passi da gigante. C'è un'area di una grande squadra, poi questo è quello che ho avvertito io. Reduce dall'esperienza non esaltante con la maglia del Palermo, tocca a Blasi presentare il potenziale del nuovo acquisto del Napoli, Edinson Cavani. Ah, è un attaccante che comunque ha una capacità di corsa incredibile, per essere un attaccante una resistenza alla velocità è allucinante. Infatti lui mi impressionò a Palermo proprio per questo, che riesce comunque a fare tutte e due le fasi, sia viene da una mano a centrocampo che poi farsi trovare in fase offensiva, quindi un ottimo giocatore, poi l'anno scorso ha fatto parecchi gol e quindi è un giocatore importante, poi l'ha dimostrato.